Bene, benvenuti. Stiamo per importare la Mole Antonelliani di Torino, che è un monumento che si ottiene da Google Map con Render Doc e le tecniche già viste. Ripeto adesso, dopo aver importato il .rdc con il plugin apposta, import Google Maps Capture RDC, ve l'ho risparmiato perché ci impiega qualche minuto. Questa scena che vogliamo importare è troppo grossa, nel senso che c'ha troppi vertici, troppi triangoli, e per saperlo basta andare qua e vedere nelle statistiche che abbiamo più di 1 milione di triangoli, quando in realtà dovremmo avere al massimo 100.000 triangoli. Vedremo adesso come riuscire a estrarre da questa struttura quello che ci interessa. Prendiamo 7 del tastierino numerico per vedere dall'alto e andiamo a vedere quali sono i tile di Google Maps che contengono la nostra mole antonelliana e che sappiamo essere questi. Dobbiamo selezionare solo questi 4 oggetti principali. Per farlo, fate attenzione a mettere qua il blu su questa opzione. Mettere il blu vuol dire sono l'X-ray, che vuol dire che si può selezionare tutto. Quindi a questo punto selezioniamo tutto quello che, che compare nei 4 tile. Anche se non siamo perfetti, comunque lui, vedete, capisce abbastanza. A questo punto abbiamo selezionato integralmente dall'alto, grazie a questo X-ray e grazie alla selezione col tastino sinistro del mouse, soltanto la mole antonelliana. Facciamo CTRL-I per selezionare tutto ciò che non è la mole antonelliana, facciamo X per cancellare tutto ciò che non è la mole antonelliana. Rimaniamo con, vedete che abbiamo 80.000 triangoli, ma noi possiamo fare, abbiamo visto, di più e di meglio, nel senso che possiamo andare, intanto selezioniamo tutti di nuovo tutti questi vertici, quindi li andiamo a prendere questi, quindi li selezioniamo gli 80.000 vertici e facciamo CTRL J. Dunque, CTRL J dovrebbe funzionare in vediamo un po', abbiamo selezionato, facciamo, ah sì, perché forse abbiamo anche qualcosa in più. Comunque dovremmo riuscire a unificarli assieme, ok? Quindi selezioniamo tutto. Tutta questa, facciamo di nuovo CTRL J, no? Allora facciamo praticamente il tab, facciamo A. Sì, ok, non so perché non me l'aveva fatta, comunque da qua faccio A, praticamente seleziono, faccio A per selezionare tutti, CTRL J, vedete che effettivamente mi ha unificato tutte le mesh, tutti i pezzi da cui è composto. Abbiamo una cosa che vi ho insegnato l'altra volta che riduce il numero di triangoli, è quello di andare in Edit Mode, qua, andare nella parte Mesh, andare Merge e poi qui By Distance, e vedete che cancella 80.000 vertici e quindi arriviamo a 40.000 triangoli, il che è abbastanza interessante. Ok, allora a questo punto l'unica altra cosa che dobbiamo spostare la nostra mole in modo tale che sia allineata all'origine. Quindi possiamo premere 1 il tastierino numerico e facciamo G, spostiamo, avendola tutta selezionata, facciamo in modo tale che la base sia più o meno centrata, ok? Magari la facciamo, vediamo un po' di vederla, ok, facciamo G, ecco, centriamo in modo tale che la vetta è centrata un po' simmetrica, quindi dovrebbe riuscirci. Poi premiamo ancora 3, allineiamo anche lateralmente in modo tale da averla centrata, ok. E a questo punto praticamente, ecco, l'unica altra cosa che c'è è che l'origine, che questa dovrebbe essere messa nell'origine, e quindi dobbiamo muovere l'origine in quel posto. Ok, l'origine, per chi non lo sapesse, sarebbe questo pallino che vedete anche qua e che deve essere spostato, perché così vuol dire che se lo rizzate, se lo materializzate da qualche parte, questo parerebbe allineato all'origine, quindi non va bene che sia così staccato.
Quindi vogliamo avere l'origine praticamente messa dove c'è il cursore, e il cursore in questo momento è all'origine delle coordinate. No? Allora andiamo in Object Mode, facciamo Object Set Origin, e poi c'è un'opzione che mette Origin to 3D Cursor. Se facciamo Origin to 3D Cursor, vedete che l'origine, che è questo pallino arancione, si è spostato lì. Ok, allora a questo punto abbiamo una mole praticamente ben centrata negli assi, con origine messa in un punto abbastanza credibile. Quello che però adesso manca è che abbiamo ancora troppi, cioè sui triangoli adesso andiamo bene, ma ci abbiamo troppi materiali. Se andiamo qua, vediamo che ci sono centinaia di materiali, diciamo che contarli sono, appaiono tipo 225 materiali. Occorre semplificare questi materiali. Come facciamo? Innanzitutto andiamo a vederli giusto per vedere che abbiamo, che i materiali siano quelli giusti e sembrano buoni. Quindi dobbiamo duplicare il nostro oggetto perché adesso ricopieremo, cioè nella copia che facciamo, toglieremo tutti i 200 rotti materiali, ce ne metteremo uno solo e su quel materiale faremo confluire tutti i materiali che sono stati creati dall'altro. Dall'altra collezione, okay? C'è cioè, altro a questo building mesh sarebbe cambiamogli nome e la chiamiamo mole da Google Maps, perché è quella che abbiamo preso da Google Maps. Avendola selezionata possiamo fare Shift D per duplicarla, invio senza muovere il mouse e quindi abbiamo un'altra mole da Google Maps. E però questa qui gli cambiamo nome, Google mole. Chiamiamola mole con un solo materiale, un materiale. Ok? Questo perché? Perché vogliamo che questo abbia un solo materiale. Come facciamo per avere effettivamente un solo materiale? Dobbiamo cominciare a cancellare tutti questi materiali e per farlo uno a uno diventiamo matti, quindi andiamo sullo scripting e ci costruiamo uno scripting e lo scripting lo costruiamo partendo da uno script già presente che troviamo anche su internet. Io ho cercato un modo veloce per rimuovere tanti materiali, c'è questo scriptino che funziona. Abbiamo fatto new qua, è comparso questa specie di editor, facciamo Ctrl V e con il nostro, la nostra copia, vedete questo qui mole un materiale, anzi chiamiamola proprio copia, così ci ricordiamo che è copia mole, che è quella di sopra, che sono in ordine alfabetico. Avendola selezionata, facciamo il run di questo script e vedete, vedremo che praticamente tutti i materiali che sono qua, facciamo run, vedete che spariscono tranne uno. Questo materiale che è sparito, lo cancelliamo anche questo, quindi togliamo lo slot. Ci accertiamo perché prima ho visto sul modeling che può darsi che succedano dei problemi. Vediamo un po', andiamo sullo texturing e vediamo ah no, questa è la copia, quindi andiamo sull'originale, vediamo che abbiamo i materiali giusti, perfetto. Quindi andiamo sulla copia, che questa è la nostra. Vediamo che i materiali non ce ne sono, creiamo un materiale, questo materiale lo chiamiamo Bucked Material perché ci faremo un bucking sopra, okay? E a questo punto dobbiamo fare, dobbiamo andare su, sempre sulla copia, andiamo sul shading sarebbe, lo shading, date un attimo, ok, sarebbe questo. Avendo selezionato la copia del materiale, vedete qui c'è Bucket Material, vedete che c'è un principled. Allora, cominciamo a mettere a posto soltanto questo principled perché sicuramente dobbiamo togliere lo specular da questo perché non ci interessa. Insomma, togliamo le cose. In realtà lo specular è quello che è più che è da togliere sostanzialmente. E qui ci aggiungiamo la texture che vogliamo andare a fare. Per aggiungere questa texture, che sarà un image texture, la mettiamo qua. Ok,
La creiamo ex novo la texture e la facciamo tutta nera, facciamo bucket texture e la facciamo 2048 2048x2048 perché su Mozilla Hubs sembra funzionare solo. Fatta così, questa texture non è alfa, che si creiamo sopra, la creiamo al momento tutta nera. La proviamo anche a vedere qua, back text, vediamo che è tutta nera. E a questo punto dobbiamo andare a fare il backing di questa text. Però quello che ci manca, avendo cambiato tutto il modello delle texture, eccetera, dobbiamo crearci una UV map particolare. E quindi, avendo selezionato la copia, selezioniamo andiamo in Object Mode per selezionare praticamente la copia, che sarebbe questo. Togliamo provvisoriamente la modella originale, abbiamo soltanto selezionato praticamente la copia. Avendola selezionata, andiamo in Edit Mode e qui vedete che c'è la UV map, si vede, se avete fatto più o meno come me, ma è tutta molto confusa. Quindi quello che vogliamo fare è di avere una UV map molto più semplice. Per farla basta fare U sopra e si fa Smart UV Project. Questo fa un ricalcolo di tutta la UV map. E questo è un ricalcolo che è fatto su quelli che sono adesso 40.000 triangoli, 5 gram, 20 secondi. Se fatto invece per tutta l'immagine tridimensionale originale, poteva impiegarci veramente tanto. Noi aspettiamo, ecco l'ha fatta. Vedete che l'ha fatta ed è un pochino più pulita, vedete che si capisce che è un pochino più regolare, insomma, rispetto a quello che ci aspettiamo. Adesso su questa immagine vogliamo ricopiarci quindi andiamo di nuovo sullo shading, ok, questa, ci accertiamo che sia selezionata questa. Ora vogliamo fare un backing. Il backing si fa non con Eevee, ma si fa cliccando qua sul render engine, cioè sul rendering, si fa con Cycles. Con Cycles si imposta il backing, che è qua, vedete che qui abbiamo un backing. Nel backing si imposta diffuse, che sarebbe il colore. Toglie direct e indirect, sarebbero credo ombre e vari riflessi che non ci interessano. Si clicca su Select to Active e qui su Max Ray Distance gli appunti che ho visto suggerivano di mettere praticamente 0,01 e poi qua abbiamo 1 pixel. Ok, ora a questo punto, prima di continuare, facciamo solo un'ulteriore verifica. E cioè andiamo a visualizzare che le texture siano giuste, perché nella precedente versione di questo video alla fine è venuta una schifezza perché le texture si erano corrotte. Quindi andiamo a visualizzare come adesso questo che è il nostro origine, lo clicchiamo e poi con Ctrl click selezioniamo il materiale dove vogliamo fare il backing. Ok? Ci accertiamo quindi che qui venga Backed Material e che sia selezionato questo texture che abbiamo appena fatto. A questo punto, se siamo fortunati, facendo Bake ci impiega, adesso ci impiega un po', quindi bloccherò la registrazione, dovrebbe impiegarci 3-4 minuti. Comunque qui dovrebbe comparire un'unica immagine che è quella che ci interessa. Vado. Faccio bake, vedete che fa 0. Se non avete fatto esattamente tutte queste operazioni, qui potrebbe dirvi che manca qualcosa, che non sono selezionati gli oggetti, eccetera, eccetera. Tenete conto che per fare i primi 2-3% ci impiega una vita, poi dopo si velocizza, quindi gli ultimi dal 10% al 14% in poi è velocissimo. Comunque, aspetto dopo. Ok, allora come promesso ci ha impiegato un po' di tempo, ho finito, è andato dal 17% al 100% in un attimo. Vedete che ha prodotto questa immagine, che è l'immagine tutta texturizzata, che è quella che ci interessa. E adesso andiamo a vedere se è quella che funziona. Quindi per vederlo, dunque, la mole originale è questa, togliamo dalla visualizzazione, visualizziamo solo la copia.
Questa, nella copia ci accertiamo che la texture appena generato sia applicata al principled e a questo punto, se le cose sono andate tutte a posto, vedete che ha generato praticamente effettivamente quello che ci interessa. Qui c'è un difetto che avevo risolto, nel senso che alcune zone appaiono nere. Ma dunque, non ho capito perfettamente perché a volte succede quell'effetto. Ho riprovato adesso a fare il baking cambiando qualche parametrullo, e quindi ho messo 0 questo e ho selezionato insomma le cose diverse. La texture si è venuta un pochino più umana, quindi vedete che è quasi accettabile, insomma non è eccezionale, ma comunque è interessante, è simile a quella che avevo poi messo come GLB. A questo punto in realtà è pronta la cosa, perché noi possiamo esportare direttamente questa immagine, cioè, avendo selezionato la copia, possiamo togliere praticamente l'oggetto, quindi selezionare soltanto la copia, questa qui, facciamo file, export e facciamo GLTF. Ci accertiamo, ricordiamoci le cose selected objects, e a questo punto, se facciamo l'export di queste cose qua, lo mettiamo dentro GRender, Mole Antonelliana, e qui ci mettiamo questo Mole Video, vedete che ho già fatto la prova, Mole Video GLB. La prova precedente era 10 mega, questa dovrebbe essere simile. Quindi se io salvo, vedete che l'ha salvata, e a questo punto possiamo andare a vedere cosa ha salvato. Quindi andiamo praticamente sotto di nuovo il Blender Mole Antonelliana, e qui abbiamo salvato adesso Mole Video che sono 9713 kB. Quindi l'abbiamo fatta leggermente di meno rispetto alla volta prima, quindi c'è una leggera differenza. Probabilmente il modo in cui si fa il baking è leggermente diverso, poi ho tagliato leggermente più di prima. Comunque, in ogni caso, questa roba qua, se io faccio doppio clic sotto Windows, e c'è un visualizzatore 3D che mi permette praticamente di vedere come apparirebbe la mole, e se ho fatto tutto bene, praticamente mi permette di vedere questo effetto. E quindi è abbastanza interessante. Ora, su questa falsa riga potete provare a esportare altri materiali e cercare di capire anche quando è che ci sono quelle piccole problemucci sulle texture. Ad esempio, qua secondo me c'è un piccolo problema che potrebbe apparire qualche volta. Quindi datemi anche voi qualche suggerimento. E io direi che per oggi questo è tutto. Buona serata.